Primo tempo tra Teds e Real Nocelle, risultato 2-1 per i Teds. Siamo qui con Gennaro Pascucci dei Teds. Allora, come hai visto la tua squadra nel primo tempo? L'ho vista molto bene in campo, stiamo giocando bene, speriamo di continuare così tutta la partita. Nel secondo tempo forse qualche gol in più? Sì. Perché avete sprecato un po' tanto antiporto. Sì, è vero. Speriamo di farlo, di farle di più. Va bene, grazie mille, in bocca al lupo. Primo tempo tra Real Nocella e Teds. Siamo qui con Raya, capitano del Real Nocella. Allora, un primo tempo un po' sottotono, anche se forse qualche gol in più potevate farlo. Molto sottotono. Diciamo che comunque siamo molto limitati come squadra, perché mancano molti elementi della settimana scorsa. Cioè, stiamo cavando, diciamo che loro comunque sono un'ottima squadra. Comunque 2-1 non è un risultato molto pesante. Un po' di attenzione più in difesa, qualcosa di più avanti e cerchiamo di riprendere questa partita. Va bene, grazie mille, in bocca al lupo. Ciao ragazzi, eccoci qui nel post partita della big match della seconda giornata Social Cup Girone A. Il big match ha visto affrontarsi il Real Nocelle, qui migliore in campo Cantelmo Simone e migliore dei suoi Raffaele Battaglia. Raffaele, partiamo proprio da te, il risultato finale vede in pareggio uscire entrambe le squadre con un punto a testa. Secondo te è stata la classica domanda che facciamo a tutti: più un punto meritato, più un punto guadagnato o due punti persi? No, vabbè, noi puntiamo sempre alla vittoria, però credo che il pareggio sia più che giusto in questa partita, che credo il migliore in campo sia stato io, sia stato il nostro portiere, ha fatto ottime parate, quindi credo, cioè io conosco la mia squadra, possiamo giocare molto molto meglio di oggi. Purtroppo per quello che si è visto in campo è giustissimo il punto e credo sia un punto guadagnato per come si era messo. Ricordiamo anche un buon esordio la settimana scorsa. Sì, stiamo cercando di carburare, però siamo più forti di quello che abbiamo giocato stasera, però loro hanno meritato, anche se sono gli avversari che comunque erano bravi, quindi credo che realmente sia un punto giustissimo e anche guadagnato in questo caso. Raffaele, come mi dicevi tu nel prepartita, è un girone tostissimo, abbiamo scremato molte squadre, quelle più di un livello inferiore hanno scelto altri tornei di livello più basso, appunto sempre SK. Quindi abbiamo fatto questa scrematura e siete rimasti le 20-22 squadre più forti. Sì. Veramente ogni partita sarà una bella battaglia. Sì, io ho fatto il torneo lo scorso anno, noi eravamo una squadra veramente scarsa, comunque ce la siamo giocata, siamo arrivati ai sedicesimi. Quindi il livello delle squadre, già con i nomi, perché sono quelle dello scorso anno, qualcuno la conoscevo, è molto più alto, quindi più bello, più da giocarsi. Comunque niente, non ho da recriminare per il punto, perché secondo me è un punto veramente guadagnato, che il nostro portiere ha tolto 2-3 gol fatti a loro. Perfetto, che hanno giocato bene. Complimenti per la perfetta disamina della partita. Raffaele, comunque hai avuto la palma di migliore dei tuoi, vuoi dedicarla a qualcuno? Non, la palma vuoi è del portiere, che quindi salutiamo il portiere. Scappa. Ah, perfetto, comunque salutiamo lui, in bocca al lupo a Raffaele Battaglia e ai Teds Friends. Ciao, alla prossima. Ciao. Le hanno scelto migliore in campo, Simone Cantelmo. Complimenti Simone, potevate fare qualcosa in più o vi basta questo pareggio? Che ne pensi? Potevamo fare qualcosa in più. Abbiamo mangiato il portiere, lui ha fatto grandi parate. Sì, infatti dicevamo che il migliore campo di loro è il portiere, vuol dire che forse avete giocato un poco meglio voi nella fase offensiva. Però posso dire una cosa, vedendo la partita fuori, un primo tempo un po' troppo un po' troppo molli voi, siete usciti più sul secondo tempo. Sì, sul secondo tempo abbiamo giocato di più, abbiamo cercato più palle in profondità. Come non è detto, il portiere loro ha fatto grandi parate. Analizziamo anche questo piccolo particolare, uno Emanuele Raya in veste di attaccante, come l'hai visto oggi? Ha giocato bene. Lui è un grande motivatore, grande caricatore di squadra, sì. Sicuramente. Secondo tempo però oggi ha fatto anche qualche progressione, qualche assist, ha cercato di farlo. Tu sicuramente hai un grande piede, una grande tecnica, però forse devi essere supportato un po' di più nella fase offensiva. Sì, va bene, oggi ci mancano anche 2-3 giocatori importanti. Sì, Giovanni, Salvatore Fuso, eccetera. No, abbiamo giocato bene. Simone, in ogni caso complimenti a te e complimenti perché comunque è stata una partita difficile contro una difficile squadra e quindi un punto possiamo dire che è stato tranquillamente meritato e guadagnato. Chiudiamo con una dedica? No, vabbè. Nessuno in particolare? No. Alla squadra, diciamo. Sì, alla squadra, beh. O i tornei SK anche la puoi fare. Complimenti Cantelmo, in bocca al lupo a Real Nocella e ciao alla prossima. Allora.